guardiamo il modello più semplice di offerta aggregata. Allora abbiamo detto, il reddito è funzione del capitale e del lavoro, il prodotto aggregato, proprio per estrema semplicità, possiamo pensare che sia uguale, vedete qui, a A per L. Se che cosa? Se vi è disoccupazione, vedete, L minore della forza lavoro, se i lavoratori impiegati sono inferiori rispetto a quelli disponibili. Il reddito è un livello massimo se tutti sono impiegati. Immaginiamo di essere nel breve periodo e che per un attimo il capitale sia costante, la capacità produttiva delle imprese sia costante e che dipenda tutto dal lavoro. Allora noi cosa otteniamo? Vedete, da Y uguale A per L, otteniamo L uguale Y diviso A. Possiamo disegnare L e Y. Allora che cosa disegniamo? Questa L è proprio una retta che ha come coefficiente angolare 1 diviso A. Quindi questo L indica di quanto lavoro abbiamo bisogno se vogliamo produrre un certo ammontare. Immaginate che ne so, che A uguale a 2. E allora dice, io voglio produrre 100. Se io voglio produrre 100, ho bisogno evidentemente di 50 L uguale 50. Ad esempio qua 100, evidentemente qui mi dice 50. Ok? Allora, che cosa succede quando il reddito invece raggiunge il livello massimo? Oltre questo punto non arrivo. Quindi questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto da considerare, come è scritto in questa slide, è la relazione positiva tra i prezzi praticati dalle imprese e i salari. Perché? Perché i salari sono una componente importante dei costi variabili e anche dei costi, pertanto, dei costi marginali. Quindi, sia che siamo in concorrenza perfetta, dove il prezzo è uguale al costo marginale, sia che siamo in mercati oligopolistici, abbiamo che i salari in qualche maniera vanno a influenzare la curva di offerta. Tanto maggiore è il salario, tanto maggiore sarà il prezzo di offerta. Quindi se voi pensate un attimino alle vostre nozioni di micro, è una cosa che avete immediatamente chiara. Terzo aspetto, i salari sono rigidi verso il basso se vi è, se il, diciamo, se, come c'è scritto lì, se il lavoro è minore della forza lavoro, cioè nonostante, anzi sarebbe meglio dire, il lavoro sia inferiore alla forza lavoro, cioè gli occupati siano minore di quelli occupabili, ovvero se vi è disoccupazione. Vedete, questo è un aspetto importante perché noi al contrario cosa ci aspettiamo? Se voi disegnate domande offerta, ricordatevi sempre che le imprese domandano lavoro e i lavoratori offrono lavoro, quindi questa è offerta di lavoro da parte dei lavoratori, questa è la domanda di lavoro da parte delle imprese e questi sono i lavoratori, vedete? Allora immaginiamo che vedete L minore della forza lavoro, quindi immaginate che questo sia L e a questo salario, vedete salario, a questo salario, questi LV, questo L, scusate, questa qui è SL. E questa qui è la domanda di lavoro. Domanda di lavoro da parte delle imprese, vedete? In questo caso vi sono SL lavoratori che desiderano lavorare
E invece gli occupati sono questi qua, DL, che sono i lavoratori che effettivamente vengono assunti dalle imprese. L'ipotesi che si fa è che i salari siano rigidi verso il basso. Quindi, se noi facciamo questa ipotesi, vi sono vari motivi per cui questo può essere vero, ad esempio che i salari non vengono fissati tutti insieme, no? I contratti scadono in diversi momenti. La cosa più eclatante, no? Se voi pensate, no, ai calciatori, a qualcuno scade il contratto nel 2021, a qualcuno nel 2022, a qualcuno nel 2023, quindi i contratti non sono fissati tutti contemporaneamente, quindi quando ciascuno contratta il proprio stipendio a livello di categorie, chiaramente si fa un confronto anche con gli altri e di conseguenza se vengono proposte riduzioni salariali è probabile che i lavoratori non accettino perché vedono i salari degli altri che sono fissati a un livello più elevato, magari a parità di mansioni o a parità di tipologia di lavoro, ecco, no, di mansioni no, ma insomma di tipologia di lavoro. Quindi questo è uno dei motivi per cui si può pensare che i salari siano rigidi verso il basso. Ok, se noi mettiamo insieme queste tre cose, quindi abbiamo questa curva AS, quella di sopra. Nel momento in cui lavoro, tutti sono occupati, evidentemente non si può andare oltre un livello di reddito massimo. Allora, vedete, come vedete, se i salari sono dati, anche i prezzi sono dati. Quindi possiamo pensare che la curva di offerta sia orizzontale fin quando il reddito non sia a livello di piena occupazione. Quando il reddito diventa a livello di piena occupazione, non si può evidentemente andare oltre. E allora, che cosa succede con i salari flessibili i salari sono flessibili verso l'alto, in questo caso però noi abbiamo una curva di offerta aggregata che è verticale. Quale che sia il livello dei prezzi, oltre questo livello di reddito non si può andare. Ok, ci siamo? Quindi questa è una versione molto semplificata di offerta aggregata nel breve periodo, nell'ipotesi che i salari siano fissi, in particolare rigidi verso il basso.